let your motor run in. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, born to be wild. Buongiorno uomo, bentornato. Buongiorno. Come state? Sì, bene. Ti vedo molto di buon umore stamattina. Sente, cos'è che ti ha regalato questa sensazione? Ma pensando a 30 anni fa. Sì, stavo leggendo un articolo molto bello, si chiama Spirito Trail, questa rivista, faccio un po' di pubblicità perché è molto bella, ci sono sempre degli articoli interessanti e ce n'è uno che mi ha colpito in particolar modo. Tu hai presente la Marathon de Sable, no? Certo, famosa. Quella che tu volevi farmi fare dopo due giorni che io correvo. Quella lì. Per fortuna mi si è accesa un barlume di lucidità e ho detto di no. Pensa, è diventata quasi una multinazionale, nel senso che... L'hanno esportata anche in America Latina. Bravissimo. Sono già informate. È notizia di un paio di mesi fa questa. Sì, l'hanno fatto un paio Peraltro, di... Peraltro l'hanno portata in un posto dove la sabbia non c'è, cioè Marathon de Sable è senza la sable. Sì. È però, come la Parigi-Dakar, senza Parigi e senza Dakar. Hai ragione, però le caratteristiche sono le stesse, sì, autosufficienza certo, alimentare, 250 chilometri, fatica, zaino, quello che non devi sbagliare niente, poi alla fine sbagli tutto. Chiaro. Cioè è una gara dove pensi di prepararti ma non sei, non mai, sei mai all'altezza. Mai all'altezza. Devo dire che